Forza Italia a Partinico riparte da Vito D'Amico, eletto per acclamazione coordinatore cittadino di Forza Italia a Partinico. Perché questa scelta? Ma la scelta è quella che nel tempo, chi mi conosce bene sa che io sono stato impegnato da 20 anni in politica e sono stati falliti alcuni obiettivi che io ci tenevo tantissimo e ci credevo. È mancata la politica invece negli ultimi decenni e credo che questo possa essere un momento in cui si risveglia un pochettino la politica a Partinico, i partiti si risvegliano, si ritorna a fare politica vera, politica seria, nell'interesse di un paese che ne ha tanto di bisogno. Non ritiene un compito abbastanza difficile visto il momento che attraversa la nostra città? Ma guardi, io sono un imprenditore, siamo abituati alla vita difficile, però sono una persona ottimista per natura. E gli interventi che sono stati fatti da stasera da alcuni ex consiglieri comunali mi danno coraggio, c'è la volontà di partecipazione da parte dei cittadini, la risposta l'hanno data stasera con la presenza, e essendo un ottimista credo che Forza Italia, io non guardo il simbolo, guardo le persone, e sono convinto che se ritorno a fare politica veramente per obiettivi comuni, per progetti comuni che possano rilanciare l'economia del nostro paese. Il commissario del partito Miscichieri ha lanciato un invito, probabilmente una provocazione, ha detto: Vito D'Amico, nel giro di pochi mesi vorrei vedere almeno 5 consiglieri in Forza Italia. Ma guardi, mai dire mai, se il partito da stasera inizia a lavorare bene nell'interesse collettivo sono convinto che la gente si avvicinerà, perché tutti i consiglieri, sia i passati e presenti, vogliono bene questo paese, e se il partito lavora bene avrà le risposte adeguate che si aspetta. Nel prossimo consiglio comunale lei ovviamente ufficializzerà il nuovo incarico, il nuovo passaggio? Ma guardi, c'è stato in un intervento, è stato detto questo, momentaneamente non si va a ricostituire gruppo consigliare all'interno del consiglio comunale, questa sarà una fase successiva, io l'avevo detto già antecedente. C'è stato qualcuno che nel suo intervento ha lasciato intendere questo, ma momentaneamente il gruppo rimane per com'è, la costituzione del gruppo consigliare di Forza Italia verrà successivamente.